Roma, ore 2 del pomeriggio. Molte persone hanno appena terminato di mangiare e stanno per recarsi nei propri uffici. Altre devono ancora pranzare, altre ancora, molte ancora, invece, sono rinchiuse dentro una ricevitoria per giocare ai cavalli. Ma chi sono questi giocatori? È davvero una passione? È un'ossessione? Dove sta questo confine? Proviamo a conoscerne qualcuno. Chi gioca ai cavalli è... come dire, è un misto, ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un ragazzino, è un dritto, è un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, è un fanatico, un credulone, è un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, muore, azzarda, spera, rimore, è tutto per poter dire ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo beccare questa. Chi è? Ecco chi è! È il tuo primo giorno che vieni a giocare ai cavalli? No, non è il mio primo giorno. Vengo da qualche anno, ma non è che sono un appassionato, cioè un frequentatore di sale e di scommesse. Quante volte alla settimana scommetti? Diciamo che quando c'è un po' di tempo libero passo o mi gioco le squadre oppure mi gioco i cavalli, così. Quindi a te piace proprio la scommessa, non solo la corsa dei cavalli? No, mi piace... Io per scommettere scommetto sempre con soprattutto le sorprese, non mi piacciono, diciamo, le scommesse scontate, il cavallo favorito, la squadra favorita. Cerco sempre di studiarmi le squadre che sono pagate a quota alta, diciamo, e così lì tento la fortuna per prendere con poche squadre una bella somma. Qual è l'emozione che si prova a giocare ai cavalli, quella che prova lei? Ma ecco, forse proprio sfidare il, diciamo, il favorito, no? Il cosiddetto cavallo imbattibile, che invece qui non c'è niente di scontato. In questo gioco di cavalli non c'è nulla di scontato, questo è per me è il gioco più difficile che possa esistere. Prevalentemente gioco più, diciamo, il fantino, ma è chiaro che al 50% è anche il cavallo competente. Anche sì, tra le altre cose, le corse dei cavalli purtroppo lo sappiamo come sono, secondo me sono tutte un po' viziate, diciamo così. Bravo, viziate, per non dire un'altra frase un po' più diretta. Ecco, probabilmente a volte si verifica che un cavallo che fa 1,20 su una pista scorrevole come Milano, probabilmente batte un cavallo che fa 1,13, 1,14. Scommetto più che altro per avere, che ne so, una vincita di 2000 euro, 1000 euro, 500 euro. Sono uno studente, quindi mi mantengo così. Qualche volta faccio anche delle vincite giornaliere di 50 euro. Per me va bene, la giornata io la faccio. Cioè. Quindi per te è proprio un lavoro, riesci a mantenerti con le scommesse? Sì, non dico che sempre va bene, va anche male, cioè, un giorno posso vincere 50, durante la settimana posso vincere anche, posso perdere anche sulle 100-150 euro. Si può vivere giocando ai cavalli? No, assolutamente. Io non conosco nessun giocatore che si sia arricchito con i cavalli, anzi il contrario. Io gioco per hobby, le corse che mi piacciono, perché ma il giocatore di cavalli non ha mai vinto. Come ti sei appassionato? Come è nato? Vai a vedere le corse? Vieni solo nelle ricevitorie? Diciamo che il giocatore vero e proprio che io ho conosciuto, una persona però equilibrata, è stato mio padre. Mio padre già ai tempi in cui lavorava a Milano, ti parlo di 20-30 anni fa circa, la sua passione era i cavalli, infatti smetteva di giocare, diciamo, che ne so, smetteva di lavorare, andava subito alla ricevitoria, però è sempre stata una persona molto equilibrata, infatti ha mantenuto 3 figli, ha comprato una casa, una macchina. No? Solo con le scommesse? Non, diciamo, soltanto le scommesse, giustamente per il sudore del suo lavoro, però diciamo non si è mangiato mai lo stipendio, come fa tantissima altra gente che si mangia la pensione, si mangia lo stipendio sui cavalli, si vendono case, si vendono macchine e persino anche le mogli. Lei ha figli? Io ho un figlio, sì, un figlio grande. L'ha mai portato a giocare ai cavalli? Assolutamente, assolutamente. Beh, la sua è una passione, no? C'è anche chi trasmette la passione, sì, sì, ai propri figli. Poi tengo a precisare che non c'è la passione dei cavalli, non gli piacciono.
e non incentiverei mai una persona a venire a giocare ai cavalli. Bella passaggio avvicinato all'argolata favorito Iomarte Chiari. Allora. Io sono uno che, come si dice in gergo, ama i piccioni, si chiamano, sì. A Roma è così definito. Cosa vuol dire? Il piccione sarebbe quel cavallo che non si giocherebbe nessuno, che sa che non arriva, però alla fine fa la bella sorpresona e batte anche il favorito che è pagata uno. Tu cosa provi quando vedi un cavallo? Quando vedo un cavallo, guarda, quando sono stato all'ippodromo a Roma, qui al galoppo, sì, li vedo, c'è una bellezza assurda, cioè come animale, molto bello. Però io vado subito a vedere se il cavallo sta bene, se ha una bella muscolatura, cioè, quindi vedo se è pronto per correre. Ecco, per esempio, stai vedendo adesso un arrivo dove ha vinto il numero uno, che paga esattamente 1,80 euro. Allora quello noi diciamo che quando vai alla cassa ti danno un santino, cioè un santino di Sant'Antonio o di San Michele, diciamo così, perché cioè praticamente hai puntato 1 euro, ti ha detto bene, è arrivato e prendi 87 centesimi di vincita, insomma. Se vieni qui pensando di vincere i 30 euro, molto probabilmente li perdi, non li vinci. Cioè qui c'è a 1 a 1000 che puoi vincere soldi. Questa è un po' come una droga, è la stessa droga del cocainomane, uguale. Se riesci a venire qui e vincere i 100 euro, i 200 euro, domani mattina ritorni, perdi quelli più quelli che c'hai in tasca. Tornassi indietro, riabbraccerebbe questa passione? Sì, la giocherei uguale, sì, è inutile negarlo, cioè questa è una passione, come c'è la passione delle donne, c'è la passione delle macchine, dei motori e compagnia bella, questa è una passione che se la limiti rimane una passione. Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica, il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio. Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorba e tresca, se non meritai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e senza chiave. La vostra situazione è scaduto. Grazie per aver chiamato.